Rimanere attivi il più a lungo possibile può prevenire il Parkinson e contribuire a rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita. Chi pratica regolarmente un'attività fisica ha un rischio inferiore del 43% di sviluppare la malattia di Parkinson, mentre i parkinsoniani che continuano a praticare attività fisica e sport mantengono nel tempo una migliore autonomia e presentano anche un'evoluzione più lenta e meno invalidante della malattia. E questo è il messaggio chiave della giornata nazionale Parkinson in programma sabato 28 novembre. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito www.giornataparkinson.it o contattare il numero verde 814 96 26. Molti studi hanno dimostrato che l'attività fisica è in grado di aumentare la plasticità del cervello. Per plasticità del cervello intendiamo la capacità del cervello di adattarsi a stimoli continui. E questo è un meccanismo sicuramente molto importante che può essere utilizzato come compenso quando ci sono alterazioni neurologiche centrali, quali la malattia di Parkinson. Star bene con il proprio corpo, quindi muoversi fa bene chiaramente al corpo, ma soprattutto alla testa. Io ho visto malati di Parkinson con i quali ho fatto un progetto molto bello, il Parkinson Lab 360, dove abbiamo messo 5 malati di Parkinson in una palestra, li abbiamo fatti allenare, e queste persone, oltre il miglioramento dell'aspetto fisico, alla fine dei 5 giorni di allenamento, gli ho fatto anche un bel mazzo in poche parole, e queste persone insieme ai loro caregiver, agli accompagnatori, sorridevano molto di più. Allora, il giorno 28 non è soltanto la giornata della Parkinson, la giornata della lotta alla malattia di Parkinson. Io direi ancora prima della giornata per conoscere la malattia di Parkinson. Basta andare nel sito www.parkinsonitalia.it e lì trovate tutte le informazioni necessarie. In particolare desidero sottolineare come nella zona di Venezia ci sia una manifestazione teatrale per spiegare che cos'è la malattia di Parkinson in maniera anche autoironica, che ogni tanto ci vuole, che forse è una delle terapie che si affiancano ai farmaci e alle attività fisiche. Per quanto riguarda la terapia, i farmaci a base di levodopa sono sempre i più utilizzati in diverse formulazioni. Viene somministrato oralmente nelle fasi iniziali intermedie della malattia, nelle fasi invece più avanzate può venire somministrato per via endodigiunale attraverso un dispositivo che immette direttamente il farmaco nell'intestino e che lo immette in maniera continua nel corso della giornata. Questo fatto di immettere il farmaco in maniera continua consente di controllare una serie di complicanze che possono comparire nelle fasi avanzate appunto della malattia. Però resta sempre, in qualunque fase, il farmaco principale, quello che noi chiamiamo come il gold standard. In ogni gesto della vita di un malato di Parkinson c'è lo sforzo di un grande campione. Il 28 novembre è la giornata Parkinson. Vai su giornataparkinson.it oppure chiama l'800 14 96 26.